delle carissime, buona domenica. Che cos'è giusto nella tua vita? Tu che pensi, io che pensi, noi che pensiamo di essere così sapienti, di capire molte cose, pratici nel lavoro, pratici nello studio, noi che pensiamo di capire molte cose delle relazioni, no? Che diamo consigli, immaginiamo questo sulla spiaggia, no? Immagino sulla spiaggia, no? Tante persone, ieri tornando verso Roma mi sono fermato a una famiglia, dovevo fare una visita, insomma, vedenti, e stavo a Grado, bellissimo, noi abbiamo potuto, la signora mi ha regalato di vedere uno spettacolo molto bello, questo delle frecce tricolori, che anche mi ha aiutato, pensavo a questo Vangelo, alla liturgia di oggi, alla comunione, alla verità. Però ci arriviamo subito. Mi colpiva vedere sulla spiaggia, no, tutti questi ombrelloni appiccicati l'uno a fianco all'altro, tante file, no? Immaginavo proprio questo, quante chiacchiere, no? Il governo, e quello e quell'altro. No, bisogna educare i figli in questo modo, no? Bisogna parlare con il collega di lavoro, no? Cioè, ognuno sa governare il mondo, ognuno, la maggior parte delle persone, si illudono di capire, di sapere. Va bene, allora dice il Signore, come tu sai tutte queste cose, perché non sai discernere, non sai capire, non sai comprendere? Non hai la sapienza per capire che cosa è giusto nella tua vita? È giusto fidanzarti con quella persona? È giusto sentirti con quella persona molto più grande di te, per esempio? Una persona molto più grande? Una persona che, sì, carina, brava, no? Che ti tocca il cuore, ma è la persona per te? È giusto che tu a questa età abbia una relazione di questo tipo? A parte la legalità, no? Di un maggiorenne con una minorenne, ma è possibile? Cos'è giusto? E tua madre lo puoi dire? A tua figlia, a tuo figlio, che cosa sia giusto? Ma lo sai tu cos'è giusto? Per dire veramente? Oppure siamo lì sotto l'ombrellone sulla spiaggia, col giornale in mano, commentando la vita come fosse uno sport, capito? Un passatempo. Che cos'è giusto? Sai cos'è la giustizia? Perché giusto deriva da giustizia, no? E giustizia deriva da giusto, se vogliamo, nel senso sono legati. Chi è che ha fatto giustizia nella tua vita? Chi è che ti ha giustificato? Chi è che rende giusto un modo di fare, un atteggiamento, una scelta, che rende giusto uno sguardo, che rende giusto quella parola o quel silenzio? Cos'è? La giustificazione di nostro Signore Gesù Cristo. Il fuoco che è venuto a portare, di cui parla il Vangelo oggi. Il fuoco, il battesimo, nel quale lui si è buttato dentro. Come la prima lettura parla di Geremia, la verità. E per la verità Geremia si è giocato la vita. Perché è l'unico che ti ama. No, dice scoraggia, Geremia scoraggia il popolo con queste cose, che perderemo, che. No, Geremia annunciava le conseguenze degli atteggiamenti lontani dalla volontà di Dio, degli atteggiamenti ingiusti, degli atteggiamenti superbi. E chi si separa da Dio muore. Chi non fa la volontà di Dio muore. Vuoi stare con questo ragazzo, morirai. Nel senso che soffrirai tantissimo. Vuoi avere questo tipo di relazione con quella persona? Vuoi mantenere la tua presunta giustizia, i tuoi criteri, le tue idee? Vuoi avere ragione? Vuoi fare come vuoi tu? Soffrirai e morirai. Morirai. Ma questo scoraggia. Ma come? Un uomo, una persona, dei ragazzi devono. Ma che cosa? No, ma allora i figli, allora i giovani sono sottratti al mondo, non è possibile, saranno soli. E beh, vedevo, cioè, bellissimo, svago, io non ho visto negli occhi gioia, mettetela come volete. Io ho visto la gioia a Cracovia, io ho visto la gioia nei ragazzi che conoscono Cristo, non ho visto la gioia nei ragazzi che stanno sulla spiaggia, che si divertono, quello che sia. No, e non dico che non bisogna andare sulla spiaggia, assolutamente, figurati.
Sto dicendo che senza Cristo si riempiono dei vuoti con vuoti più grandi. E questo non è giusto. Invece Cristo è venuto a portare la verità, un fuoco, fratelli, dice, che brucia. Leggete tutto quello che parla, tutti i passi della scrittura di cui, in cui appare il fuoco. La purificazione, meravigliosa, la colonna di fuoco che porta il popolo nel deserto, che divide, che cosa? Dice, padre da figlio, madre da figlia, ma come? Gesù dice, voi pensate che io sono venuto a portare la pace? No, sono venuto a portare la guerra, la divisione, ma come? Ma come? Sì, ma questo buonismo, questo volerci bene, mettere da parte le differenze, ah sì? No. Io assumo il peccato dell'altro, ma non lo accetto. Lo condanno, assumendolo, dicendo la verità. Io non prendo in giro l'altro, non prendo in giro me stesso per una gioia effimera, per non avere un problemino, marito, moglie, genitori, figli. No, 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 no. Io morirai, caro mio. E mentre dico morirai, mi sto prendendo i tuoi peccati. Mentre ti proibisco andare in quella discoteca, mentre ti dico una parola seria sulla sessualità, sulla castità, dico un padre con una figlia, con un figlio, una madre con una figlia, ma anche tra marito e moglie. Se io ti dico la verità, certo che entro dentro un battesimo, certo che entro dentro una fossa perché tu non mi sopporterai, tu mi odierai. Ma quello è giusto. Perché lì c'è la giustificazione di Cristo, perché lì scende l'amore di Cristo, incarnato in te. Cristo per salvarti, per salvarmi, per strapparmi dalla morte, per perdonare i miei peccati, Cristo ha preso i peccati su di sé. Per perdonare i tuoi peccati e fare quello che è giusto, cioè amarti e farti giusta, farti giusto, cioè giustificarti, strapparti dalla schiavitù, alla menzogna, all'avarizia, alla gola, eccetera. Ha dovuto entrare dove tu stavi. Questo significa portare divisione, cioè per dividerti dal demonio, per dividerti dalla menzogna, per dividerti da ciò che ti inganna, dalla vanità delle vanità, di cui parla Chelet nella prima lettura dell'ufficio delle letture di oggi, ciclo biennale. Per strapparti dalla vanità, cioè dal vuoto, dalla falsità. Allora, se tu vedi e capisci alcune cose tecniche, allora discerni, perché quello che fa un cristiano. Quello che fa un cristiano, la caratteristica fondamentale di un cristiano è il discernimento ancora prima dell'amore. Cioè discernere l'opera di Dio, discernere la volontà di Dio, discernere ciò che è giusto, cioè dove appare la giustificazione? Nell'amore. Nell'amore. Allora, quella relazione, se è falsa, se quella relazione tra me e questo ragazzo, tra me e questa ragazza è falsa, tagliare. Questo è giusto, perché lì si giustifica, cioè rendo giustizia a quel ragazzo, a quella ragazza, a me stesso. Perché Gesù Cristo entra e mi separa dalla menzogna, mi separa da ciò che mi fa del male. E così lo dice un padre, così un padre dice con chiarezza al figlio cosa fare, così una madre dice, anche a costo di giocarsi le parole del figlio magari per un anno, la ribellione, che ti mette in carcere come è successo a Geremia. Coraggio. Perché arriva Cristo oggi, lui che ha dato tutto se stesso per te e per me, angosciato finché non può prendere oggi parte alla tua sofferenza, parte al tuo dolore, entrare dove tu sei. Dice, come sono angosciato, cioè c'è un'angoscia, un desiderio di essere battezzato nella tua vita, cioè di unirsi a te, quello sì, di unirsi a te per separarti da ciò che ti separa da lui. Il suo amore brucia ciò che ti separa da lui, capite? Anche se sul momento fa male, perché mi separa da quello, perché questo fatto della storia, questa malattia, questo problema sembra frustrare i miei piani. No, è una benedizione. Così lo fa Cristo con te ogni giorno. E così tu puoi fare con gli altri, apparentemente operando una separazione, ma invece operi una separazione, discerni ciò che opera. Il fuoco che opera la separazione perché gli altri insieme a te si uniscano a Cristo, tua moglie si unisca a Cristo, tuo marito si unisca a Cristo, i tuoi figli si uniscono a Cristo. Questo lo apprendiamo nella Chiesa, che è separata, che è purificata dal fuoco dello Spirito Santo che scende ogni giorno a purificare questa spada.
che viene a dividere ciò che fa male a ciò che ci fa del bene, cioè all'inganno del che separa l'inganno del demonio dalla parola che la Chiesa ci predica, dall'amore infinito di Cristo, che è l'unico vero che si gioca la vita per te, fino in fondo, per farti felice, per compiere la tua vita, per compierla nell'amore, per compierla nella verità. La domenica, questa festa, questa di cui parla anche la seconda lettura, che ci aiuta a entrare, a difendere, a lottare fino al sangue contro il peccato. Ma per che cosa? Per difendere Cristo, per difendere il suo amore, per difendere la verità, per difendere il compimento nell'amore che si dà nella nostra vita. Allora sì che lotto, allora sì che taglio quel ragazzo. No, no, punto, non ti vedo più. Questo non lo faccio più, al lavoro questo non esiste. Ma solo perché Cristo mi ha unito a sé, solo perché io sono colmo dell'amore di Cristo, se no non posso tagliare da quel ragazzo. Se non colmo la mia vita di Cristo, la colmerò di quel ragazzo, anche se mi farà del male, anche se è ingiusto. È così tutto. Ma Cristo viene oggi a colmare la nostra vita. E se lui colma la nostra vita, allora sarà come queste frecce tricolori. Potremmo separarci, unirci, fare cose meravigliose, difficilissime, acrobazie nella vita che impensabili, erano bellissime da vedere. Andavano uniti, uniti a un'ala a 1 metro dall'altra, senza confondersi, perché se si toccano, è incidente, è morte. Immagine delle vere relazioni, della vera comunità cristiana, della Chiesa, immagine dell'opera dello Spirito Santo. Questo fuoco che unisce senza confondere, che unisce senza assimilare, senza uniformare, lasciando ognuno libero di essere quello che è, camminando, sfrecciando verso la stessa direzione, verso lo stesso obiettivo, che è la bellezza dell'amore di Dio che disegna nel cielo, cioè nell'eternità, traiettorie bellissime, le traiettorie che vanno a cercare te, che vanno a cercare tuo fratello, che vanno a cercare tuo figlio. Traiettorie uniche, irripetibili, c'era questo solista che è Cristo, che spinge, unisce, entra dentro, alla formazione senza distruggerla, senza toccarla, infondendo con questo fuoco, il tricolore bellissimo, infondendo sì, quello che manca, no? Alla formazione, quel colore che manca alla formazione. Questa è l'opera di Dio, l'opera dello Spirito Santo. Allora possiamo fare anche noi, disegnare anche noi queste traiettorie, queste acrobazie che ci aspettano ogni giorno per non morire, ma queste acrobazie che poi alla fine disegnano davanti al mondo, davanti alle persone, la bellezza di Dio, la bellezza della nostra vita, così come colma dell'amore di Dio, capace di sfrecciare nel cielo, cioè anticipando la vita eterna, anticipando quello che tutti desiderano, qualcosa che non muore, qualcosa che non si esaurisca. Dentro ciò che invece si corrompe, dentro le vite di tutti i giorni. Sapere cosa è giusto. Vivere sfrecciando nel cielo, spinti dal fuoco dell'amore di Cristo, che è lo Spirito Santo, perché tutti possano contemplare la bellezza che è una vita santa, una vita perdonata, una vita giustificata che fa le cose giuste giorno dopo giorno. Buona domenica.